Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di un argomento un pochino complicato: le alterazioni morfologiche della colonna vertebrale in un cantante o in un musicista. Dunque, la nostra colonna vertebrale è organizzata in un modo ottimale per mantenerci in postura eretta. Ci permette la posizione eretta, ci permette la dinamica. Per far questo in modo ottimale è organizzata in curve. Se noi osserviamo una colonna di profilo, vediamo che a livello lombare è presente una lordosi, quindi una curva cava posteriormente. A livello toracico è presente una cifosi, quindi una curva verso l'avanti, quindi convessa posteriormente. E a livello cervicale è presente di nuovo una lordosi. Se queste tre curve, che sono come delle C, sono sistemate una sopra l'altra in modo perfetto, la nostra colonna vertebrale può agire, può mantenersi in postura eretta senza problematiche. Se ci sono invece delle alterazioni di questi rapporti, allora possiamo anche non cadere nella patologia, però il sistema posturale dovrà compensare in qualche modo e diventa un po' meno ergonomica la posizione neutra. Questo è interessante sia per l'uomo comune che per l'artista. Perché? Perché l'artista si confronta in modo molto regolare con posizioni spesso asimmetriche. Quindi abbiamo degli strumenti musicali che sono ad imbraccio asimmetrico e comunque per tutti abbiamo delle situazioni di mantenimento di posizioni per lungo periodo dovute allo studio. Quindi è importante che da una parte questa colonna vertebrale rispetti i rapporti delle curve tra di loro. E perché? Per non sovraccaricare di tensioni il sistema posturale, ovvero tutti quei muscoli che ci permettono di mantenerci in postura eretta. Delle più frequenti alterazioni morfologiche di questa colonna vertebrale abbiamo la ipercifosi. Quindi la ipercifosi è un po' facile da vedere perché è un po' quella che ci vede ingobbiti in avanti, aumenta la curva dorsale. E questa ha molto a che fare sia per gli strumenti simmetrici che asimmetrici, è molto legata alla posizione seduta. Capita spesso di vedere l'ipercifosi in chi suona pianoforte, in chi suona fiati, spesso da seduto, un po' meno su altri strumenti. L'ipercifosi, diciamo, come tutte le altre alterazioni morfologiche, induce un sovraccarico del sistema posteriore perché le redini posturali ci mantengono in piedi ma devono faticare un pochettino di più. È tutto legato, questo affaticamento, alla quantità di tempo passato in quella posizione e alla entità della flessione eccessiva in avanti del tratto dorsale. In età giovanile è abbastanza regredibile, cioè si guarisce abbastanza con una rieducazione specifica, lo sport, eccetera. In età più avanzata diventa un po' più complicato, le strutture tendono a bloccarsi in quella posizione. Poi abbiamo spesso la iperlordosi. La iperlordosi invece è un po' un mito, nel senso che la lordosi è una curva fisiologica. A volte però questa curva fisiologica diventa troppo accentuata. In realtà, essendo noi degli esseri posturali molto più legati alla posizione seduta che in piedi, la iperlordosi tante volte non c'è, ma c'è una ipolordosi, perché la posizione da seduto porta a una curva unica tra lordosi, tra la zona lombare e la zona toracica. Molto spesso siamo seduti in punta alla sedia con la schiena che appoggia sullo schienale e questo crea una flessione generalizzata di tutto l'asse. Però l'iperlordosi talvolta è presente, quindi quando abbiamo questa curva lombare accentuata, quindi cava posteriormente e accentuata, dobbiamo valutare anche lì che non ci siano delle retrazioni muscolari, delle riduzioni di movimento nei parametri di mobilità della zona lombare. E ovviamente inserire nella quotidianità un percorso di rieducazione e soprattutto di ginnastica, ok? Non siamo ancora nel momento della patologia. Invece una deformazione più evidente può essere l'atteggiamento scoliotico.
atteggiamento scoliotico, che cos'è? Lo vediamo su un piano frontale, ovvero su questo piano, se il nostro allievo può, cioè ha una inclinazione, quindi uno spostamento di lato di una parte della colonna, la parte superiore rispetto all'inferiore. L'atteggiamento scoliotico può essere più o meno evidente ed è regredibile, quindi non c'è ancora una modifica delle strutture interne della colonna vertebrale, quindi delle ossa che compongono le curve vertebrali. L'atteggiamento scoliotico a volte è, diciamo, dipende dalle attitudini posturali sbagliate, a volte è un adattamento posturale a situazioni specifiche. Può essere un arto più inferiore un arto più lungo dell'altro, degli esiti di traumi sulla colonna, sul bacino, sul cranio, delle trazioni viscerali e così via. L'atteggiamento scoliotico non vede la deformazione delle singole vertebre. Invece la deformazione delle singole vertebre porta a una deformazione morfologica più sistemica, più globale, che è la scoliosi. La scoliosi che cos'è? È appunto la deformazione della colonna vertebrale nelle sue vertebre, che diventano cuneiformi, quindi perdono la loro forma fisiologica e, essendo ogni vertebra l'appoggio di quelle superiori devono adattarsi a questa deformazione. La scoliosi purtroppo non è solo visibile su un piano dello spazio, ma comprende anche la rotazione, quindi c'è una inclinazione e una rotazione delle vertebre. Nel globale, se si osserva una radiografia di una scoliosi, si vede ovviamente sul piano frontale, guardando davanti, che c'è una S, quindi una situazione può essere, diciamo, su dei segmenti o su tutta la colonna. Quando esiste questa scoliosi, diciamo globale, è sempre presente anche un grado di rotazione delle vertebre che noi vediamo inclinate. La scoliosi è, diciamo, una brutta bestia. Perché? Perché è subdola, non è sintomatica e colpisce soprattutto a partire dallo sviluppo. Quindi quando dovete fare attenzione? Quando i vostri bambini o allievi hanno un'età intorno ai 9, 10, 11 anni, soprattutto le ragazze, e sempre sono più precoci nello sviluppo, in quel periodo dello sviluppo possono sviluppare anche una deformazione scoliotica. Sulla causa delle scoliosi si parla da sempre, si studia da sempre, e purtroppo non si è venuti alla comprensione completa di questa patologia. Si sa che prima si interviene con della rieducazione specifica e con una valutazione ovviamente specialistica, sia clinica che radiografica, di quelli che sono gli angoli sia di inclinazione che di rotazione. Prima si interviene, più probabilità abbiamo di limitare i danni. Sì, perché raddrizzare una colonna vertebrale con scoliosi purtroppo non è così facile, è quasi impossibile, nel senso che avremo una modifica morfologica generalizzata, quindi vedremo il contenitore, quindi la fotografia del nostro allievo o paziente, che sarà migliorata, ma la deformazione delle singole ossa purtroppo non possiamo modificarla. Per quanto riguarda il rapporto con strumenti musicali asimmetrici, la scoliosi dipende dal tipo di rotazione ed inclinazione, può effettivamente creare una difficoltà a porsi nei confronti degli strumenti asimmetrici, perché ad esempio il flauto traverso ha una leggera rotazione nella parte superiore verso l'imboccatura, la chitarra necessariamente vede un certo assetto, diciamo in torsione a livello del tratto superiore del cingolo scapolare, e il violino anche ha un imbraccio di tipo asimmetrico, l'arpa ha un imbraccio asimmetrico. Tutti questi strumenti, diciamo, anche se non rappresentano un aggravamento della scoliosi, possono effettivamente da una parte anche evidenziarci che di fatto il nostro allievo può avere delle difficoltà, e quindi devono essere inviati questi allievi a valutazione posturale. D'altra parte è importante adattare la tecnica alla tipicità della nostra colonna, che è una colonna particolare.
L'unica cosa da non fare è effettivamente insistere su un ragazzo che ha una scoliosi con stai dritto, una colonna vertebrale storta purtroppo non può stare dritta. Però effettivamente esiste tutta una serie di esercizi che devono essere fatti con il terapista e poi in autonomia che ci permettono di creare una miglior gestione della colonna vertebrale. Sempre sotto stretto controllo e regolare controllo durante gli anni di quello che è l'evoluzione della curva, perché la scoliosi purtroppo tende a peggiorare con l'accrescimento. Ok? Quindi da una parte rispettiamo i nostri allievi, d'altra parte stimoliamo a mantenere una posizione di tipo neutra per quanto possibile gestibile, ma non andiamo a eccedere nella voglia di correzione, perché se il nostro allievo è eccessivamente storto deve essere inquadrato dal punto di vista clinico e avrà difficoltà sicuramente a gestire la propria neutralità. Dal punto di vista dello studio, il sintomo che può comparire in situazioni di scoliosi, diciamo un po' avanzate, è l'affaticamento. Quindi è importante che quando nella posizione seduta compare un affaticamento, un dolore di tipo posturale, venga interrotto la pratica musicale e venga anche lì inserita una serie di esercizi specifici studiati per ogni singolo problema per detendere la muscolatura, rinforzare la muscolatura che è troppo debole, ovviamente correggere nei vari parametri la colonna vertebrale. E con questo vi saluto, fate attenzione ai vostri allievi e invitateli in una posizione un pochino più normale, senza stressarli troppo. A presto!